Buongiorno a tutti, eccoci qua, un'altra giornata molto densa di attività e iniziative. Prima di tutto oggi eh, salutiamo anche con piacere la traduzione nella lingua dei segni, ce l'avevate giustamente richiesta in molti ed era un dovere eh, realizzarla e quindi ringraziamo eh, chi oggi ci aiuta eh, a, in tutto questo. Una giornata iniziata eh, sotto i migliori auspici eh, per la il la lotta che stiamo facendo giorno per giorno per offrire speranza ai nostri concittadini colpiti dal coronavirus. Oggi è stato consegnato formalmente dal Presidente Fontana il, le chiavi dell'ospedale in fiera a, al Policlinico di Milano, quindi al Direttore Generale Belleri. Iniziano le opere di sanificazione, le opere poi di eh, formazione del personale medico e quindi verso la fine della settimana o l'inizio della prossima inizieremo a ricoverare i primi pazienti. Ci sono notizie molto importanti. Eh, frutto di un lavoro di, anche di creatività e di ingegneria molto strutturate che vi racconterà il vicepresidente Sala subito dopo ed è uno dei motivi anche di orgoglio della, insomma, di questa lotta che stiamo compiendo, che, non se, che, che la facciamo veramente eh, sotto ogni punto di vista. Eh, L'assessore Davide Capparini nella logica di questa trasparenza nella comunicazione che abbiamo iniziato ad adottare sin dal primo momento, racconterà e dirà eh, quali sono um, gli approvvigionamenti che abbiamo Fino a oggi eh, ottenuto, compiuto, quindi acquistato, eh, perché è importante che si sappia ciò che abbiamo fatto noi, ciò che ha fatto Protezione Civile. Io molto velocemente i dati. Eh, che anche questo, anche oggi sono una conferma eh, di, una, di una speranza che diventa qualcosa di più, anche se non dobbiamo in alcun modo abbassare la guardia e dobbiamo continuare con grande fermezza la nostra battaglia. Ma la nostra battaglia sta dando qualche risultato. Ogni giorno un risultato positivo in più. Oggi ehm, le persone, ehm, i, i nuovi affetti da positivi al coronavirus sono 43.208, 1047 in più rispetto a ieri. Ieri erano 1154, quindi diminuiscono il numero dei positivi. Ehm, le persone ricoverate 11.883 più 68, ieri erano più 202, quindi anche questo è un dato eh, positivo. Eh, il, I dimessi 10.885 più 548, ieri era un dato più alto, ma continua in maniera significativa il numero, il numero dei nostri, di, 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 di chi era in ospedale che viene dimesso, quindi un bel segnale da questo punto di vista. Il, il numero delle terapie intensive lo lascio, lo lascio per ultimo, il numero dei decessi, ogni decesso è sempre... Un, un colpo al cuore importante perché, insomma, parliamo di nostri concittadini che sono stati eh, falcidiati da questa, eh, questo veloce e così duro virus. Il, eh, oggi siamo arrivati a 7199 più 381. L'unico elemento che notiamo anche se poi come diciamo i dati vanno poi presi non giorno per giorno, ieri erano 458, oggi sono 381. Prima di dire che anche il tema dei decessi... Cala eh, e che quindi è un elemento, eh, vuol dire, è quell'indice a cui ci richiama anche sempre Fabrizio quando dice: gli ultimi a calare saranno il numero dei decessi, non, siamo, non è ancora chiaramente il momento di dirlo, è un dato e lo, lo teniamo qua. Il dato delle terapie intensive invece è un dato che si va a ridurre, e anche questo è un elemento significativo. Addirittura oggi. C'è quasi un, un, un pareggio, cioè zero sono le nuove entrate, perché noi abbiamo un dato di meno 6, perché sono in totale 1324 coloro che sono in terapia intensiva Covid. Però poi c'è un numero di persone che sono in attesa del tampone e quindi in totale 1470. E mi soffermo sul tema terapie intensive, perché negli scorsi giorni avete visto dei dati, prima 8, ieri 2, oggi addirittura meno 6 e questo eh, in molti nei giornalisti altro ha creato eh, una, una necessità di un'interpretazione e devo dire che alla fine l'interpretazione non può oggi portarci a dire assolutamente siamo già nella fase in cui ci sono persone che meno bisogno delle terapie intensive di quello che possiamo offrire perché come vi dicevo vanno prese in considerazione anche coloro che sono um, in terapia intensiva e non, so, non hanno ancora un esito um, del tampone però c'è un dato e allora io il dato lo voglio leggere con voi perché un dato è un altro elemento che ci porta ad avere speranza. E cioè noi a oggi abbiamo come totale di letti occupati per terapie intensive 1473. Pensate, noi avevamo 724 posti letto generali, sono arrivati a, 1400, a 1600, di cui 1473 occupati per pazienti Covid. Un, un lavoro incredibile. Cresce eh, il numero... Eh, dei, eh, evidentemente dei deceduti all'interno in di terapia intensiva ehm, siamo arrivati a 824, cresce però eh, molto anche il numero dei dimessi che è arrivato a 603. E allora eh, se noi vediamo dal 24 marzo a, a oggi, quindi negli ultimi sei giorni, i ricoveri in terapia intensiva, e questo è un dato, è un dato ormai che riguarda ben sei giorni, siamo passati dal 24 marzo a 132 persone eh, che erano state ricoverate in quel giorno in terapia intensiva, alle 122 del 25, alle 109 del 26, alle 90 del 27 alle 85 del 28 marzo, alle 75 del 29 marzo e alle 81 del 30 marzo, cioè c'è ormai un trend di minore accesso alle terapie intensive. Questo è un elemento importante, questo è un elemento significativo eh, che eh, ci sta portando anche... Eh, a ritenere l'ospedale della Fiera importantissimo perché perché tutti questi posti letto che noi abbiamo creato di terapia intensiva l'abbiamo fatto bloccando l'attività eh, operatoria, chirurgica e utilizzando le sale operatorie per, come terapia, letti di terapia intensiva noi vogliamo tornare al più presto ad aprire via la necessità anche eh, le sale operatorie anche perché vi ho per esempio raccontato ieri che all'ospedale di Lodi al pronto soccorso ieri e l'altro Ieri c'erano più accessi per pazienti che avevano patologie ordinarie rispetto al Covid e quindi la fiera sarà un, una, un hub per la terapia intensiva Covid e pian pianino speriamo il prima possibile di far tornare i nostri ospedali a occuparsi anche del resto. Quindi questo è ormai un dato che ci conforta rispetto a, a, al fatto che siamo su uno scenario diverso, che i sacrifici e gli sforzi che abbiamo fatto iniziano a produrre eh, un risultato. E per questo dobbiamo intensificarli. Andiamo velocemente ai temi delle province. Abbiamo Bergamo, ehm, siamo a 8.803 più 139, quindi assolutamente in linea con ieri che era più 137. Brescia, ehm, 8.367. Più 154, ieri era 200, quindiscente. Como 1101 più 40, ieri era assolutamente in linea. Cremona 3869 più 81, un po' di più rispetto a ieri, ma insomma siamo sulla stessa linea. Lecco 1470 più 33, e anche qui quindi eh, sulla stessa linea quasi identica a ieri. Lodi 2116 più 29, Monze Brianza, ecco, Monze -Brianza 2469 più 100, ieri era. No, però era, era 97, quindi siamo uguali. Milano ehm, 8911 più 235, quindi una netta riduzione a Milano da 347 a, a più 235, Mantova 1688 più 71 Pavia 2133 più 97, cresce un po' rispetto a ieri, Sondrio 20 più 24, siamo a 470 Varese. 27 Anche per quanto riguarda i comuni, eh, devo dire che sono tutte eh, aumenti minimali. De leggo il dato di Milano che è il dato che eh, è sempre maggiormente attenzionato: siamo a 3656 eh, più 96. Ieri era più 154, quindi anche su Milano c'è una forte riduzione. Il resto rimane veramente in sintonia con gli altri giorni. Quindi, se rispetto ai dati, anche per quello che vi ho raccontato di un elemento come le terapie intensive che dopo il, ehm, i positivi, i ricoverati, le terapie sentive era un altro elemento importante e critico, ci dà un, un, un dato di speranza e quindi continuiamo con forza però consapevoli che stiamo, siamo sulla strada giusta. Prego Fabrizio. Bene, grazie. Buongiorno a tutti anche da parte mia. Cominciamo subito con il dato della mobilità. Voi sapete che ogni giorno noi registriamo la mobilità del giorno eh, del giorno precedente, quindi di ieri, abbiamo preso lo ripeto un giorno comune, un giorno fuori dall'emergenza coronavirus che era il 20 di febbraio. E abbiamo fatto 100 gli spostamenti che si sono realizzati in quel giorno. Vedete che il giorno dopo addirittura sono aumentati. Ma vedete che le misure di contenimento hanno fatto sì che la mobilità sia scesa, addirittura. Domenica avevamo il 28% di mobilità rispetto a un giorno normale, quindi domenica è andata molto bene, mentre lunedì eh, per le attività produttive, per le diverse attività, siamo andati al 42%, che è un dato in linea con quello della settimana scorsa. Eh, in questo 42% sicuramente anche, ci sono all'interno anche le attività essenziali. Ricordiamo tutto il sistema della sanità, ricordiamo il sistema della logistica, ricordiamo tutti quelli che svolgono lavori assolutamente importanti e essenziali per tutta, per tutta la popolazione. Ci sono anche le aziende che stanno producendo mascherine, ci sono le aziende che stanno cominciando a produrre dispositivi medici che fino ad ora abbiamo dovuto comprare all'estero. Qui la ricerca, la collaborazione tra imprese e università sta facendo passi da gigante. Devo dire un grazie a tutti gli scienziati che stanno lavorando in collaborazione con le imprese, con noi, con le università di tutto il mondo per riuscire a ingegnerizzare e poi a produrre sistemi che servono per le terapie intensive, per le subintensive, perché se lavoreremo bene potremo essere autosufficienti. Su questa eh, produzione. Ciò nonostante l'assessore Caparini si sta dando un grande da fare per recuperare in tutto il mondo tutti i dispositivi che servono per curare al meglio le nostre persone. E poi abbiamo un'animità molto importante: noi dobbiamo chiedervi un impegno, dobbiamo chiedervi uno sforzo, non è molto difficile, ma è quello di scaricare un'applicazione sul vostro cellulare. Scaricare un'applicazione che eh, si chiama Allerta LOM, è un'applicazione che reca il logo della protezione civile. Chi ce l'ha già la deve aggiornare. In questo momento è in corso un aggiornamento sulla piattaforma Android, quindi diciamo che fra un paio d'ore al 100% queste applicazioni funzioneranno. Cosa dobbiamo fare con questa applicazione? Oltre ai diversi servizi che ci sono all'interno della protezione civile. C'è una sezione apposita con la scritta coronavirus. Bisogna tappare, toccare questa scritta e compilare un questionario. Il questionario è totalmente anonimo. Vi verrà chiesto il sesso, l'età, alcune informazioni e poi vi verrà chiesto se avete alcuni sintomi, se avete avuto dei contatti con persone positive. Ricordo che il questionario è totalmente anonimo. Potrete aggiornarlo ogni giorno, non più di ogni giorno, ma potete tranquillamente aggiornarlo. A cosa, servira, a cosa serve questa app oggi? Serve ai nostri virologi, serve ai nostri epidemiologici per riuscire a, a trarre la mappa del rischio di contagio. Il lavoro per riuscire ad arrivare a questa applicazione che sembra banale ma in realtà è stato un lavoro molto faticoso, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato e che volontariamente ci hanno mandato contributi scientifici per riuscire ad arrivare a un'applicazione di questo tipo, è la prima fase. Quindi la prima fase è una ricerca statistica su tutta la popolazione, su tutti quelli che compileranno il questionario di questa applicazione per, come ho detto, mappare il rischio del contagio. Questa applicazione poi la aggiorneremo sempre di più. Una cosa importante, l'applicazione non sostituisce il sistema sanitario, non sostituisce il controllo dei medici, non sostituisce nessun test. Quindi è un'applicazione che ci serve eh, a fini statistici. Ma guardate, in questo momento per noi è molto molto importante avere questa mappa. Eh, serve a noi e chiaramente serve anche a voi. L'aggiorneremo sempre di più questa, questa applicazione riuscendo a, dare, a prendere sempre più informazioni da voi e a dare anche informazioni da voi. Questo penso che sia il primo passo nella tecnologia per riuscire, a, è un'arma in più che abbiamo per contrastare l'emergenza eh, coronavirus. Ricordo un'ultima cosa, dal 6 aprile abbiamo aperto un ulteriore bando, quindi sapete che tutto il mondo della ricerca lombardo, che è un mondo della ricerca connesso eh, con tutto il mondo, dalle nostre principali università che sono sempre in relazione con le principali università e centri di ricerca mondiali, Ebbene, abbiamo aperto un ulteriore bando dal 6 aprile con un finanziamento di 7,5 milioni grazie a fondi di Regione Lombardia e hanno aderito a, questa, a questo nostro bando Fondazione Veronesi e Fondazione Caripro per un totale di, di 7,5 milioni di euro. Cosa andremo a finanziare? Bene, dal 6 aprile potre potrete presentare progetti per lo studio della terapia contro il Covid, per lo studio della terapia contro eh, malattie di origine virale e potrete presentare anche sistemi di controllo, di check per eh, l'analisi eh, del virus. Eh, finanzieremo i ricercatori che oggi non lo stanno ancora facendo o che hanno bisogno di fondi per riuscire ad arrivare a questo obiettivo. Noi contiamo molto sulla nostra comunità scientifica che non è seconda da nessuna parte al mondo. Siamo stati investiti da questa epidemia, io sono sicuro che come tante imprese, come tanti cittadini, come tanti scienziati anche in questo campo riusciremo a dare una risposta molto importante per la Lombardia, a beneficio nostro, a beneficio dell'Italia e probabilmente anche a beneficio del resto del mondo. Grazie grazie Fabrizio ci chiedono tra le tante persone che sono attirate interessatissime a registrarsi su Lombardia Io lo sto eh, esatto vedo che sto... <ride> allora ci chiedono appunto di vedere com'è l'applicazione se Fabrizio gli fai vedere ecco magari l'iconcina iniziale o andiamo su sull'App allora, sull sulla Store Va, allerta LOM. eccola qua Andiamo sulla home page. Di, io ho un iPhone. Mi spiace fare pubblicità a qualcuno. Però comunque qui eh, vedete l'iconcina, cercate allerta Lom, lo scaricate e poi trovate tutto quello che Fabrizio. Se possiamo zoomare su di lui tutto quello che Fabrizio. Trovate questa home page fatto. e in alto a destra c'è il tasto coronavirus e da qui si entra in un questionario, dovete dare l'ok ok alla privacy e procedere alla compilazione. Guardate, è veramente molto molto importante che più persone possibili facciano questo questionario, ditelo ai vostri parenti, ai vostri amici, è importante che, avere, che noi abbiamo tutti questi dati. Ecco, così Grazie. abbiamo risposto a Milena che chiedeva ulteriori specifiche, molti ci hanno segnalato di parlare più lentamente perché eh, Ramona deve essere in grado di, di tradurre e eh, tra le priorità che molti sottolineano è quello che al di là del fatto che a tutti fa piacere che ci siano dei dati eh, in controtendenza col peggioramento, ovvero che finalmente eh, I dati stanno migliorando per quanto riguarda i recovery, per quanto riguarda i positivi, tutti, ma proprio tutti, coloro che ci stanno seguendo, sottolineano che è importante, fondamentale che noi continuiamo a lanciare l'appello a rimanere a casa e che soprattutto le prossime misure siano o debbono essere altrettanto severe rispetto a quelle che abbiamo adottato. Quindi c'è un appello corale a mantenere la posizione estremamente rigorosa che Regione Lombardia sin dal primissimo secondo di questa crisi ha sempre adottato e ha chiesto allo Stato di adottare con le numerose sollecitazioni istituire zone rosse che purtroppo poi non sono state accolte, ma quanto ce ne sarebbe stato bisogno, vero? Ecco, allora a proposito poi di eh, sollecitazioni c'è chi ci chiede di fare un uh, ricapitolo per quanto riguarda tutto ciò che è stato acquistato okay? eh, in termini di, di mh, prodotti eh, elettromedicali, ma anche in termini poi di, di mascherine e tutto il resto. Eh, oggi la Protezione Civile Nazionale ha pubblicato quelle che secondo loro sono. Eh, le, eh, i vari dispositivi o i vari eh, prodotti elettromedicali che ha trasferito a regione Lombardia vi assicuro che rispetto ai numeri che ho trovato sul sito qualcosa si è perso per strada devono aver sbagliato indirizzo perché a Milano non sono mai arrivati in Lombardia non sono mai arrivate adesso cercheremo di capire a chi le hanno eh, spedite noi comunque ad oggi abbiamo utilizzato 10 milioni e 98 mila mascherine, calzari, visiere. Eh, considerate che ovviamente chi vai, soprattutto in terapia intensiva o comunque è in reparti COVID, eh, deve essere vestito da capo a, a fondo, deve essere assolutamente protetto in ogni parte del suo corpo. Quindi servono visiere, servono calzari, servono. Eh, Tanti indumenti che poi sono tutti usa e getta, quindi da qui i numeri enormi, i milioni di pezzi che, siamo, eh, eh, che dobbiamo approvvigionare, che siamo eh, costretti a trovare in giro per il, il mondo. Basti pensare abbiamo eh, trovato 278.000 tute, 386.000 occhiali protettive, I, i ventilatori, perché prima eh, Giulio faceva. Riferimento all'eccezionale lavoro che è stato fatto per creare qualcosa come 1700 terapie intensive partendo da 724. Ogni letto di terapia intensiva ha bisogno di... Un numero impressionante di apparecchiature, eh, dal ventilatore polmonare al monitor per controllare il paziente, dal letto stesso di terapia intensiva, eh, tutti prodotti che vi assicuro non sono assolutamente facili da trovare, che Regione Lombardia ha approvvigionato. Su questi 236 sono arrivati dalla Protezione eh, Civile Nazionale, ma 740 sono stati acquistati da Regione Lombardia. Ora io voglio ringraziare tutti, ma proprio tutti coloro che hanno donato sia denaro che strumentazioni o apparecchiature e anche eh, dispositivi di protezione individuale e voglio ringraziare anche tutti coloro che nel corso di questi anni hanno contribuito a far sì che la Regione Lombardia avesse, prima di questa emergenza, un bilancio a posto, perché noi pronti via abbiamo speso 50 milioni di euro, cosa che non credo che nessun'altra regione avrebbe potuto fare, 40 milioni per acquistare proprio ciò che ci serviva nell'immediatezza e altri 10 milioni per stipulare tutti quei contratti che servono al personale a, a, a reclutare personale medico e eh, sanitario. Quindi tutto questo per dirvi che eh, se siamo qui se abbiamo potuto fare tutto quello che quotidianamente vi illustriamo con orgoglio perché insomma il lavoro quando è fatto con passione porta con sé anche la voglia di, eh, di mostrarlo con orgoglio, eh, l'abbiamo fatto grazie al lavoro di tantissime, di migliaia, di centinaia di migliaia di persone e soprattutto grazie al grande cuore eh, dei lombardi. Eh, poi ci sono altre sollecitazioni che sono ecco, riferite alla... Alla fiera stamattina e alla conferenza stampa, cioè chiede a Luca Venturi, chi è stata la conferenza stampa stamattina? Sì. Ecco, si sono un po' lamentati perché lì la distanza tra le persone non è stata propriamente eh, rispettata. Ce ne spiace, purtroppo, quando abbiamo a che fare con, con la, la stampa, soprattutto quando c'è una notizia così importante dal punto di vista. Eh, della risonanza nazionale e non solo perché questo è un evento che ha una risonanza internazionale, eh, purtroppo la corsa delle testate poi Tu c'eri puoi certo, raccontare. Però, voglio dire adesso. Ricordiamo anche che la distanza è fondamentale perché evita che uno eh, dire, con il vaporeacco oppure diciamo le goccioline o gli sputi, possa nel parlare arrivare a qualcun altro. Se però, come, come dovremmo abituarci tutti, noi oggi siamo qua a distanza io per farmi capire, sono l'unico che mi sono tolto la mascherina, ma giriamo tutti costantemente con la mascherina. Quando abbiamo tutti una mascherina, anche se ci sono delle distanze più ravvicinate, siamo comunque protetti. Quindi il distanziamento è importante, ma se siamo tutti protetti non è per forza necessario essere così eh, in questa insomma a un metro e mezzo. Ecco, quindi tanto perché poi tutti ci abituiamo anche a vivere in un certo modo. Dovremo tenere sempre la mascherina. Ecco, proprio perché la parola tu eh, rispondiamo a Barbara che ci chiede: va bene l'applicazione, ottimo, ma perché non valutate test sierologici a tappeto? Così potete mappare chi ha già avuto il virus. Sì, allora è chiaro che questo, il test sierologico, sicuramente andrà fatto successivamente, quando finita la fase della pandemia, per capire e quindi li mettiamo a giugno per capire chi la, 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 ha contratto e ha superato il virus e chi no, noi faremo sicuramente grande, eh, questa grande screening e mappatura. A oggi noi abbiamo fatto partire uno studio sui 100 kit attualmente in commercio per capire se effettivamente in questa fase riescono a essere utili quei pochi che abbiamo iniziato a testare invece non sono efficaci in questa fase, perché? Perché gli anticorpi si sviluppano Successivamente al, eh, dire, al, al virus che entra nel nostro corpo, no? cioè all'infezione che abbiamo, perché in una prima fase veniamo infettati il virus quindi si propaga nel nostro corpo per una parte rimane asintomatici poi sviluppiamo i sintomi e gli anticorpi cioè il nostro corpo che reagisce e combatte si sviluppano successivamente e questo l'abbiamo testato perché noi cerchiamo ci sono i nostri scienziati che sono i migliori alla, i, ci sono tra i migliori in Italia che fanno le prove quando noi parliamo perché siccome noi cerchiamo di fare tutto per il meglio per i nostri cittadini cerchiamo di essere attenti allora quello che è successo è che su 29 persone in pronto soccorso con il eh, tampone positivo, a 20, 27 di questi eh, i test aerologici hanno dato un esito negativo perché non avevano ancora sviluppato gli anticorpi. Allora capite qual è il rischio per noi e per gli altri se pensiamo di essere negativi perché non abbiamo ancora sviluppato gli anticorpi, giriamo, infettiamo gli altri e magari noi non ci proteggiamo e rischiamo quindi di ammalarci ancora. Di più, quindi sappiate che quando noi daremo il là ai test psicologici in questa fase in cui c'è ancora una grande diffusione dell'infezione, sarà perché abbiamo trovato un kit che è in grado di dare una, una fotografia precisa e certa. Altrimenti, li utilizzeremo successivamente. Ecco, in conclusione, anche una domanda per Fabrizio: chiedono di fare un tab all'interno della app per poter promuovere lo sharing con altre persone. Quindi Fabrizio è possibile farlo immagino? Assolutamente sì, aggiorneremo l'app la con anche questo dispositivo, come ho detto questa è la, prima, è la prima fase e poi nelle fasi successive avremo sempre più eh, informazioni. Eh, Davide ne approfitto per dire che mi è appena arrivato un messaggio da Gerry Scotti che mi ha scritto ho scaricato l'app e quindi facciamo appello a tutti gli influencer e personaggi. Della Lombardia, Gianriscotti, il nostro ambasciatore per la ricerca. Quindi chiediamo a tutti loro di pubblicizzare questa app perché è di vitale importanza per noi. Prima di chiudere eh, Arianna chiede eh, come sta Bertolaso, qualcuno di voi ha delle notizie? Eh, eh, insomma, l'abbiamo sentito, oggi. no? E quindi era anche molto orgoglioso e dispiaciuto di non poter essere presente, ma il suo contributo è stato così importante e determinante che l'abbiamo ringraziato ed è come se oggi fosse stato lì. Quindi. Lo ringraziamo anche, lo diciamo, anche per i, i medici russi perché poi alla fine sappiamo che Bertolazzo è riuscito per primo a intervenire con il governo russo per riuscire ad avere i medici. Quindi Guido ha fatto un grande lavoro ed è entrato subito in squadra con tutti noi. Quindi complimenti e un augurio di pronta guarigione anche a lui. Un'ultima un domanda per, scusa se vi sfrutto, eh, Chiara chiede nel caso speriamo prossimo, eh, di riapertura al lavoro. Lei che è immunodepressa come si dovrà comportare? Eh, mi sembra che rientrerà nella categoria dei fragili e quindi di coloro che avranno un assoluto bisogno, una certezza di essere o in luoghi di lavoro eh, assolutamente free Covid o altrimenti... Attento, noi ci stiamo ragionando tutti, eh, sicuramente fino al 15 aprile noi ospicchiamo e chiedi, abbiamo già chiesto al governo che vengano mantenute delle misure così rigide. Poi ragioneremo anche sull'esempio di ciò che in qualche modo ha fatto la Cina, modelli graduali. E' quello che dicevo della mascherina, perché noi probabilmente finché non ci sarà un vaccino dovremo abituarci a girare per le strade con la mascherina nella vita quotidiana. Adesso le stiamo producendo, ne arrivano anche in quantitativi sufficienti e poi capiremo come ritornare a una vita che non sarà più la vita normale a cui siamo abituati per molto tempo. Ecco, allora se non abbiamo altro da aggiungere chiuderei con l'appello di Elena che ci chiede di rimarcare che dobbiamo restare a casa anche se i dati sono confortanti, altrimenti se abbassiamo la guardia siamo tutti perduti e ritorniamo in pieno nella tragedia che oggi stiamo vivendo e che oggi tutti voi contribuite a sconfiggere. Buonasera. Oh mia bella Madunina, <tua> che te brucia e ah, è... te l'ultima, ah, tu ti adoro ti gira, ti te domine Milan, ti la, sotto ah. a te si vive la vita, se stai mai con Marimar, canta e ti slunta della pulizia e tu venga anche a Milano,